vai là. Mo va fai l'intervista. Vai là, dai. Vai, fichi da baccanare, va. Perché sei una carrezza? Il fatto di aiutare le persone, Tino, sta sfuggendo di mano. Letteralmente di mano. Perché se tu vieni fermato in piazza mentre stai lavorando, addirittura impedendoti di lavorare, per pretendere un'interlocuzione nel tentativo di, tu ti aspetti che la persona voglia parlare con te. Cioè, e invece, Tino, tu c'eri, non lo sto raccontando a te, ti faccio vedere quello che è successo. Non lo faccio vedere a te, Tino, lo sai, cioè, lo dico sempre ai nostri spettatori. Vi facciamo vedere quello che è successo in Piazza Moro a Bari in maniera completamente inspiegabile, semplicemente perché qualcuno diceva a qualcun altro che poteva rivolgersi a noi per avere aiuto, ma questo qualcuno che in tempo addietro ci aveva chiamato, contattato senza avere nessun tipo di seguito, per tanti motivi, ha avuto questa reazione qua. Guardala, attenzione, guardala con attenzione. La vostra reazione qual è? Dillo all'amica tua, dai. Dillo all'amica tua. Ma che una sabata pressione. Dai, per piacere, vai là. Mo fai l'intervista. Vai là, dai. Vai, fichi da baccanare, va. Perché sei una carezza? Prima che ti sto occupazione a mocco, si capisce? Vai con la tua. Vai, non mi dici nessuno a me, lo sai? Vai. Arretti, mi è stato chiesto aiuto dalla tua amica, e tu invece hai detto di no, quindi vai di là. Se sei aiuta solo a lei, vabbè, e Angelo. Vai, vai. Beh, Ricchio, va, che ti sono contattati. Arretti, basta. Arretti. Mi fai lavorare, vuoi andare via, sto lavorando. Ma lasci, ma perché non c'è la piazza un bel. Fatti pure la rosetta. Mi fai lavorare. Vuoi incartare stamattina? Mi è proprio lasciata la tassa. Mi fai lavorare. Andone, brava Andone. Ma poi c'è, ti ha pagato la casa a te? Ma pagato la casa, Tino. Quell'altro manca, paghiamo la casa. Allora, lavoriamo, dai. Sei rimasto interdetto? Sono rimasto interdetto, nel senso che quello che avevo da dire l'ho detto, e quindi appunto sono rimasto interdetto. Cosa vuoi dire, Tino? Pietro, posso dire una cosa? Aspetta. Perché? Attenzione, signori, parla Tino, quindi. Parla Tino. Ma vorrei dire una cosa seria. Hai detto però una volta tanto. Una volta tanto. Ma è possibile che eventualmente, se dobbiamo aiutare qualcuno, siamo obbligati? Cioè noi ci dobbiamo, se, come le persone ci chiamano, noi dobbiamo scattare sull'attenti? Cioè, ma dove siamo arrivati? Cioè, i servizi sociali sei tu? No. Tu sei dei servizi sociali? No. E allora? Il tribunale sei tu? Neanche. No. La polizia locale sei tu? No. Né forza del punto dell'ordine. Allora mi sta venendo una crisi d'identità. Ma tu, chi sei? Non lo so, io so solo che quando mi chiamano devi scattare. Da tanto. Se pigino tanto, sì, come dicono a Bergamo. Posso dire un'altra parola di Bergamo? Ma ci ha da avere. Tino, non ti posso vedere, ma l'hai detta bene, l'hai detta tutta. La vostra reazione qual è? Dillo all'amica tua, dai. Dillo all'amica tua. Ma che una sabata pressione. Dai, per piacere, vai là. Mo fai l'intervista. Vai là, dai. Vai, fichi da baccanare, va. Perché sei una carezza? Prima che ti sto occupazione a mocco, si capisce? Vai con la tua. Vai, non mi dici nessuno a me, lo sai? Vai. Arretti, mi è stato chiesto aiuto dalla tua amica, e tu invece hai detto di no, quindi vai di là. Se sei aiuta solo a lei, vabbè, e Angelo. Vai. Vai, Ricchio, che ti sono contattati. Arretti, basta. Arretti. Mi fai lavorare, vuoi andare via, sto lavorando. Ma lasci, ma perché non c'è la piazza un bel. Fatti pure la rosetta. Mi fai lavorare. Vuoi incartare stamattina? Mi è proprio lasciata la tassa. Mi fai lavorare. Brava, Andone, brava, Andone. Ma poi c'è, ti ha pagato la casa a te? Ma paga tutte le hai pagato la casa, Tino. Quell'altro manca, paghiamo la casa. Allora, lavoriamo, dai.